L'altro trono. Mi devo sbraiare. Quello che ho mangiato mi siedo e mi sdraio. Devo stare un po' in piedi per digerire la pizza. Due secondi, sì, in piedi, giusto per smaltire. Perché, insomma. Benvenuti a tutti al Festival Sfide, serata conclusiva di questo Festival della Sconfitta. Partiamo subito perché siamo un po' in ritardo sui tempi di marcia. È un festival giovane che, come vedete, però ha saputo attrarre davvero tante persone, portare qui a Castel Franco Emilia tanti sportivi, soprattutto è riuscito anche a entrare nelle scuole raggiungendo i più giovani. Questa credo che sia una cosa molto importante, perché il saper perdere è una sfida da insegnare soprattutto ai più giovani, saper perdere che non piace a nessuno, ma a volte insegna tanto. Allora, prima di iniziare a parlare con Massimiliano Rosolino e Giulia Ghiretti, io chiamo Leonardo Pastore, assessore allo sport, per un saluto. Giovanissimo, informissimo. Neanche vuole parlare, niente. Quasi me ne vado, lascio il posto. Cioè, da ora in poi io porterò avanti un proprio posto di legge dove uno, se vuole fare il medico, deve essere di capire di come si fa una puntura. Però se vuoi fare l'assessore dello sport, devi fare tenere in forma. Ci deve essere una specie di prova di entrata. Stai dicendo quindi non sono in forma? No, ho detto che sei in forma, perché sei in forma, però vediamo. Lui l'ha messo, Tu l'hai detto. Grazie a Massimiliano, grazie a Giulia, grazie a Valentina. Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti nella nostra biblioteca comunale Lea Garofalo, che in occasione di questo festival si trasforma in una bella sala conferenze. Grazie di essere qui, è la serata finale e l'iniziativa finale di questa tre giorni, che è stata davvero intensa ed emozionante, come ci ricordava Valentina. Arriva alla fine di un percorso che è partito diversi mesi fa, che ha coinvolto le scuole del nostro territorio, che ha coinvolto tante società sportive, che ha portato una serie di atlete e atleti nei luoghi del nostro sport, nei luoghi in cui le ragazze e i ragazzi praticano le loro discipline preferite. Per parlare con loro, per riflettere sul significato della sconfitta. Lo dicevi bene, perdere direi che non faccia piacere a nessuno, e stasera i nostri ospiti descriveranno bene, credo, questa sensazione, ma noi siamo partiti da una considerazione abbastanza banale, che è quella che la sconfitta è un elemento che fa parte delle nostre vite, la incontriamo in tanti ambiti delle nostre vite, nella famiglia, nella scuola, negli affetti e ovviamente anche nello sport. Proprio a partire dallo sport è più facile declinarla, è più facile rifletterci, è più facile utilizzarla come momento per rialzarsi, per ripartire, per costruire le grandi vittorie, per raggiungere comunque degli obiettivi proprio a partire da momenti di difficoltà. E questo è il senso del nostro festival e quindi io sono davvero orgoglioso che l'amministrazione comunale di Castelfranco investa su questo tipo di attività, un'attività fortemente identitaria perché riassume il significato che noi diamo allo sport. Lo sport è uno strumento straordinario per rendere migliori le nostre comunità. Noi abbiamo fatto una scelta, quella appunto di investire su questo tipo di attività, ma tutto il festival, tutto il lavoro che durante l'anno viene fatto non sarebbe stato possibile senza un gruppo di ragazze e ragazzi, senza l'associazione Tilt, che voglio ringraziare davvero di cuore per il lavoro che ha fatto. Vi rubo davvero 30 secondi perché vorrei ringraziare uno per uno i ragazzi che da giorni sono qui, ovviamente a partire da Federico Ferrari, da Mirko Marmiroli, presidente dell'associazione Tilt e direttore artistico del festival, Giuliana Sciacqua e Filippo Mengoni, che si sono occupati dell'organizzazione di tutti i dettagli di questa manifestazione estremamente complessa, Cristiana Lì, che ha coordinato i progetti scolastici, Ernesto Bossù, che ha coordinato i rapporti con la stampa, Laura Fattori, social media manager, Daniele Giuliotti, Pietro Fontanesi e Filippo Vedeschi, fondamentali, i nostri tecnici che ci garantiscono anche
la, come dire, creazione di questi ambienti sempre, sempre piacevoli. Riccardo Pagliani alla grafica, Giovanni Bursi, Simone Vandelli, i videomaker, Cecilia Cortesi e Sofia Gandolfi, l'atelier infanzia, perché sia ieri che oggi pomeriggio qui in biblioteca abbiamo svolto un po' di laboratori dedicati ai più piccoli, dai 3 ai 6 anni, i bambini e le bambine si sono cimentate con un po' di attività che speriamo li abbiano interessati, e poi Laura Morandi, educatrice. Ecco, Un applauso, secondo in più, ma davvero credevo doveroso, insomma, questo ringraziamento. Finito tutto, vi lascio. Grazie ancora. Grazie a te, complimenti per quello che avete fatto. Purtroppo Veronica, io ho problemi, come vedete non potrà essere con noi per un piccolo problema fisico, insomma, ci tenevo a dirlo. Bene. Tocca a noi, ha perso allora questa occasione giusto per rimanere nel tema della serata. Allora, partiamo da Massimiliano, dai, Massimiliano. Che stasera questa roba è scomodissima, cioè incredibile, avete scelto una cosa che è una specie di punizione. Speravate che nessuno lo dicesse, ma è una specie, non so se è una specie di sembra di stare una mix tra EasyJet e Ryanair. Cioè, devi stare. Devi fare postura e... Le gambe ci stanno, perché sì, se fosse sì, Ryanair... Sì, 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 però a questo punto approfitto, la prima domandina in piedi, così magari faccio su e giù, no? Esatto. A te allora, la prima domanda, vai. Il tuo palmarès vanta 4 medaglie olimpiche, 15 medaglie mondiali e 41 medaglie continentali, numeri che ti rendono uno dei nuotatori, insomma, più famosi di sempre. Ma siamo al Festival della Sconfitta, quindi non partiamo parlando delle vittorie, ma delle sconfitte. E quale vuoi che ti racconti? E quindi io vorrei, invece di partire dall'oro di Sydney, vorrei partire da Atene 2004, dove da campione... Mi hai levato la parola di bocca! Lo sapevi, cioè, incredibile! Da campione olimpico uscente non hai centrato la finale. No, è vero. Quindi volevo ripercorrere con te, insomma, quei momenti, se ci puoi raccontare qualcosa. Sì. Ammetto che, guarda, adesso che questo avrei raccontato, non ci siamo messi d'accordo, però fondamentalmente è un episodio di cui vado fortemente fiero, perché è una storia a lieto fine, secondo me. Che uno riesca a vincere o che uno non ci riesca subito, o si riesca a gustarsi l'altalena, no? Della vittoria, della sconfitta, e vado avanti e indietro. Atene 2004, pensate, insomma, nel 2000 io vinco le Olimpiadi e riesco a coronare il sogno più bello della mia vita, no? Un po' come a scuola, la prendiamo larga, che mi raccontare, diciamo, il momento che ho chiamato un po' una punizione. Quindi la Olimpiadi del 2000 vado... non mi accontento, devo dire la verità, non mi sono mai accontentato. Quando io ho vinto, il mio allenatore mi ha detto: la prossima volta devo battere anche Jan Torp, che era, diciamo, uno degli atleti più forti in assoluto del nuoto mondiale. Quindi io sono arrivato secondo dietro di lui, 406 libri, ho vinto 200 misti, sono stato poi terzo dietro lui e Van de Hoogenband, comunque due atleti di estremo rilievo di tutta la storia. E quindi ho sempre cercato di migliorarmi indipendentemente dal risultato, perché noi abbiamo una grande fortuna che nuotiamo contro il cronometro, ovviamente anche contro gli avversari, quindi secondo me in qualche modo te la cavi sempre, no? Però sei quasi inaccontentabile, perché c'hai comunque un coefficiente di soddisfazione che dipende da un cronometro che non ti regala nulla. Quando sono andato, io ho vinto nel 2000, nel 2002 sono andato in Australia per inseguire il sogno di tornare più forte di prima, cioè, questa è la realtà. E ho deciso di fare questo dopo la prima sconfitta nel 2001, ho vinto i mondiali, tutto a posto. 2002 sono andato agli europei, e agli europei sono arrivato, credo, una 4x2 primo, 406 libro, sempre dietro le Milano Brembilla, 206 libro, penso, dietro Mandeo Gabbato, così. E però ci mancava qualcosa, quindi ho detto: facciamo una cosa, cambiamo tutto. A volte uno deve prendere il tavolo, la tovaglia e strappare via tutto, perché a volte ci vuole un cambiamento. Per diventare bravi nella vita, qualsiasi cosa uno vada a fare, che sia sport o un'attività, no? Uno deve insistere, diventare bravo, poi prima di capire che non funziona più quello stimolo, devi diciamo abbattere quell'abitudine e fare tutto da capo. E io cosa ho fatto? Sono andato, se devo cambiare, io mi sono allenato sempre con lo stesso tecnico per anni. Un tecnico che secondo me è diventato bravo e mi ha fatto diventare bravo grazie all'esperienza e alla fiducia. Ok?
che sono due cose che a volte vengono un po' meno ad oggi perché giovani o meno giovani abbiamo l'abitudine di voler subito un risultato, che non vuol dire vincere, ma un risultato che ci dia delle certezze. L'altro giorno una ragazza è venuta a fare una prova di nuoto, mi ha detto mi puoi guardare così mi dici se ne vale la pena. E chi sono? Il Padre Eterno. Cioè ho detto, anche se io ti dicessi che non ne vale, ho detto io, per come sono fatto io, più mi dice una cosa, più uno mi dice che non è possibile, io più mi incattivisco, perché questo è un po' lo stimolo, non ci riesci e poi ci riesci. Non puoi arrivare largo, però è importante capire un po' il processo, perché altrimenti uno dice la sconfitta e poi non capisce cosa c'è dietro. Per questo, almeno nello sport, è importante raccontare una storia. Quindi sono andato in Australia, mi sono affidato completamente, diciamo, questo tecnico estremamente bravo australiano. E vi dico la verità che l'esperienza australiana è stata da subito un po' feroce, ma estremamente gratificante. Feroce significa che comunque da campione olimpico italiano mi sono dovuto cimentare con una realtà dove, non dico che ero l'ultimo degli asinelli, ma comunque l'australiano era... per la nazionale italiana e australiana, se arrivava la nazionale non potevo nuotare, comunque ci stavano tantissimi vincoli, però questa cosa, questa porta un po' serrata mi è piaciuta, perché è un po' azzerato quello che era il nostro coefficiente di onnipotenza. Noi siamo abituati che quando vinci vieni coccolato, esaltato, capito, portato ancora più in alto, e visto che è meglio schiantarsi da solo piuttosto che avere qualcuno ti fa 1, 2, 3 poi finisce a terra per errore. Io comunque sono andato in Australia, ho nuotato per 2 anni e sono arrivato a questo appuntamento olimpico con buone garanzie di successo, perché comunque il mio sogno era quello di poter insieme inseguire i più bravi, che comunque nel frattempo era nato Michael Phelps. Cioè la mia vita ho avuto la fortuna, perché molti dicono ma sei stato sfigato, che beccato, è Michael Phelps, è Jan Thorpe, e Van de Hogenband, cioè a momenti becco pure Popoff, ho fatto tutti quanti, però beccare i migliori che ti hanno messo in difficoltà è già una sfida, beccare i migliori che ti hanno fatto perdere è una fortuna, perché hanno fatto capire che poi se riesci in qualcosa è veramente gratificante. Arrivo all'appuntamento di Atene, dove in quell'anno comunque ho vinto parecchie medaglie, quindi sembrava andare tutto per il meglio. Poi arrivo ad Atene, non ve la faccio, non, neanche a me stesso ho cercato certe spiegazioni, perché è giusto analizzare quello che succede, però a un certo punto neanche logorarsi, no? Cioè non è che dobbiamo, tanto cosa cambia? Lo sport ci insegna a voltare pagina, qua siamo una biblioteca, no? Cioè dobbiamo voltare la pagina, che non significa andare a vedere subito quale è il risultato finale, ma comunque girare la pagina. Poi ogni tanto si torna anche indietro, però... io sono arrivato all'appuntamento dove facevo più fatica di 4 anni prima, perché a 26 anni sei giovanissimo, non ce n'è più 22, e già avevo deciso di non fare più il 200 libero, perché fondamentalmente ho fatto i 4 stili, i 2 misti e la staffetta, ed ero certo che nella staffetta potevamo dire la nostra, ero certo che nel 400 ero ancora competitivo ed ero sicuro che 200 misti io potevo anche migliorarmi. Questo è il mio presupposto, non di accontentarmi, e sono anche un po', sempre stato un po' all in, cioè preferisco perdere di brutto piuttosto che accontentarmi e dire ok mi sono difeso, perché lo sport questo fa. Però cosa ho fatto? 400 si è libero, io me la ricordo ancora adesso la gara, 400 si è libero, onestamente fisicamente da Dio, però fisiologicamente non abbastanza, non ti dico per forza allenato, ma negli ultimi 70 metri un po' si è spenta la luce, ok? Sai di cosa sto parlando. E ho sentito a fianco a me, c'era Jan Thorpe, l'ultimo 50, proprio mi ha spazzato via. E quindi comunque lì sono andato, diciamo, quinto o sesto. Ho detto ok, poteva andare meglio, però non ci abbattiamo. Ho sempre, in tutta la mia carriera, ancora prima di essere conosciuto, sono sempre stato abbastanza, come si dice, multisport, insomma, multidisciplina. Facevo sempre i 100, 2, 4, misti, 1500, la staffetta,
ho sempre cercato di trovare una strada che mi desse più gioco possibile. Una volta che ti alleni migliaia di ore, tanto vale che te la giochi. E questa è la cosa bella che dobbiamo insegnare un po' ai nostri ragazzi. Quindi 400 è libero così, arriva la 4x2 e in qualche modo, nonostante la 4x2 non fosse tirata a lucido, quindi c'era uno che la batteria è andato male, pensate che nella 4x2 è andato a gareggiare uno che aveva fatto la 4% e si libero, quindi è stato ripescato, c'è un atleta che non doveva manco fare quella gara. Pensate, questo succede anche nello sport. Ok, Simone ha cercato. Comunque arriviamo su questo blocchetto, faccio anche io la formazione Magnini Brembilla cercato ed io, e comunque arriviamo terzi. È stato bellissimo, ma io ero già proiettato a quella che è comunque la mia gara di riferimento, perché quando sei campione vuoi difendere anche i tuoi colori. Il fatto sta che l'indomani, quando vado a mettermi sul blocchetto, non dico non si accendeva la macchina, però ero molto più affaticato del previsto. E io ho visto, insomma, anche Giulia saprà, che può cambiare molto in 10 ore, 12 ore, 24 ore. Però non si fanno i miracoli, non si fanno i miracoli. Quindi io sono arrivato a quell'appuntamento dove la batteria, ho detto ok, in semifinale questa volta non posso. Io sempre, quando dicevo che quando facevo tante discipline, la prima gara non andavo mai bene. In qualche modo avete mai visto il film Over the Top, no? Succede, la batosta ti fa svegliare. La patosta ti fa capire che non hai niente da perdere perché insomma hai già fatto il botto, no? Via! E io quando poi sono andato a fare la semifinale, ovvio che ero un po' impaurito, vi dico la verità, perché veramente era una questione quasi quasi di ore di recuperare, avevo bisogno di recuperare un po' di più. Comunque io non ci sono riuscito e quando ho toccato, ho visto che notavo c'è questa fatica immensa, ho toccato il bordo, ho detto no. Veramente mi è dispiaciuto, perché non sono 200 metri, non sono 2 minuti, sono anni, sono mesi, è una vita. Non che io sono andato in Australia e mi meritavo di più degli altri, però io volevo arrivare quarto dietro Michael Phelps, non arrivare volevo dire se è stato più bravo, non dovermi quasi ritirare. L'ho visto come una disfatta. Quanto tempo ci hai messo per smaltire quella sconfitta? Allora, in realtà questo è non voglio raccontarvi la mia vita, però vale la pena ascoltare questo evento di cui vado più fiero, di una vittoria stessa. Quando ho finito è una delle poche volte che ho pianto. Dico la verità, ogni tanto una lacrimuccia bisogna cacciarla. Anche i maschi piangono? Sì, anche molti sono anche lagnoni, sono proprio qualificati, laureati in pianto. Però ero dispiaciuto, ero amareggiato, ero triste, proprio una punizione, perché poi ti senti anche responsabile, ti si accumula quello che è comunque un'aspettativa anche degli altri e ti possono dire quante volte vogliono, non ti preoccupare, eccetera, eccetera, e invece ti devi preoccupare, perché comunque quando raggiungi l'apice, più vai in alto, più quando cadi fai un botto esagerato. Vi dico la verità, avevo 26 anni e quando ho fatto il raduno preolimpico, si parlava già di cosa avrei fatto da grande. Quando vinci a 22, a 26 il sogno quello di poter rivincere e insomma tutti quanti sognano di poter toccare e andare via da vincitore. E vi dico la verità che anche io ho pensato a questa bella metafora del campione, perché ho visto tanti campioni che ci sono riusciti. Quando ho perso e non è andata secondo i miei piani, perché ovviamente ognuno di noi ha un piccolo piano, mi sono detto, tutto sommato, mi dispiace che finisce così la storia. Quindi sono andato in vacanza e dopo ho avuto ho un pregio che ho sempre resettato l'insuccesso, da sempre, perché molti conoscono, ma sia non sono io campione olimpico, ma io ho sempre resettato degli insuccessi che sono stati da piccolo, da adolescente e ovviamente anche da campione olimpico. Quindi il tempo di farmi una vacanza di 10 giorni a Creta, vicino Atene, sono poi tornato a casa a Roma e sono tornato in piscina. Dopo l'appuntamento olimpico, la prima cosa che uno fa, solitamente insomma ti prendi qualche settimana di vacanza, no? Perché non è questione di fare
tre settimane all'anno, la questione che fai tre settimane in quattro anni, cioè la realtà è questo, è a me non è mai pesato, anzi mi pesa molto di più dover, diciamo, controllare quello che succede in vacanza piuttosto che quello che devi affrontare durante la routine quotidiana. Quando sono tornato a Roma, sono andato in piscina al Foro Italico, sono andato a nuotare e ero alla ricerca di un'ispirazione, ma avevo già deciso che volevo continuare, non finisce così il gioco. Quando mi hanno incontrato in piscina, tecnici, detti lavori, vuol dire, ma nessuno stava nuotando ancora, però vuol dire, c'era un bagnino, ma signora, che stai a fare? Che ci fai? No? E ho fatto niente, non c'è niente da fare. In realtà c'avevo da fare, perché la cosa più bella è comunque pensarla anche diversamente dall'opinione degli altri. E molto spesso capita di vincere, ma non di non essere soddisfatti. Perché questo è anche il risvolto della sconfitta, perché è difficile essere proprio felici di una prestazione. Capita poche volte nella vita, e io ho vinto parecchie medaglie, però l'entusiasmo è una cosa, e se non ne contraddistingue proprio la volontà di divertirsi facendo una cosa che è bella. E l'altra cosa è essere soddisfatti proprio in maniera tangibile. Comunque, questo era settembre, io in giro di 2-3 mesi comunque sono tornato a vincere, ovviamente non medaglie olimpiche perché non è stato possibile, ma dopo poche settimane ho vinto europei di vasca corta, medaglie, mi sono proprio divertito. E da quel momento in poi ho avuto la fortuna che dietro a quella batosta che sembrava darmi una specie di croce, no? Una specie di tomba del mio palmarès, veramente ho continuato a nuotare per tantissimi anni, fino a quando non ce la facevo più. Io ho nuotato fino a 34 anni, dove gli ultimi 3 anni onestamente potevo anche fare qualche chilometro in meno. Beh, dopo ci racconterai quando hai deciso di smettere. Va bene, okay. Non ho mai deciso di smettere. Vabbè. Cosa è successo? Va bene. Adesso facciamo però. Vabbè, prima te lo ti racconto dopo. Va bene. Volete fare l'applausino? Volete fare l'applausino? Si copre la schiena qua sopra, è finita. Allora, non so chi ha acquistato, l'hanno regalata sta cosa, la verità. Ah, il problema è che è stata donata da qualcuno che ce l'aveva a casa nel giardino e la usava per, non so, per le cicogne. Insomma, va bene. Allora Giulia, tu sei più comoda di tutta la mia. Guarda, io il mio cuscino. Come ginnasta poi passi al nuoto. Basket Elite 23, medaglie internazionali tra Paralimpiadi mondiali e europei, battendo record su record, voglio parlare anche di questo, ma il record più grande credo che tu l'abbia battuto non arrendendoti a quello che ti è accaduto quando avevi 16 anni. Vorrei partire da qua, se vuoi raccontarci cosa è successo. Ah sì sì, io ho sempre fatto sport, per cui di vittorie, sconfitte, quello che a me è sempre piaciuto è fare l'allenamento, attendevo l'allenamento durante la giornata che andavo con le mie amiche e c'erano quelle 2 ore in cui stavi in palestra e ti divertivi perché era proprio l'attesa nella giornata di questa cosa. E poi farle gare perché io ho sempre visto lo sport come agonismo ed era quel qualcosa che ti rende vivo, perché è vero, hai paura, possono andare bene, possono andare male, non sai come vanno, però tu ti prepari al meglio per arrivare a quell'evento, quindi c'è l'attesa, c'è la preparazione alla gara, ci sono tante cose di cui io non riuscivo a farne a meno. Io era il 4 gennaio, sono andata a fare allenamento e facevo trampolino elastico, non so se avete presente le reti dove si va a giocare, che in realtà è uno sport olimpico, e io stavo facendo salti semplici perché comunque era il primo allenamento dopo le vacanze di Natale, ho fatto un salto avanti con un mezzo giro proprio semplice, mi sono ritrovata sul telo in appoggio sulle braccia e non sentivo più le gambe. Poi hanno fatto tutti dei calcoli per cui è successo in aria, io mi sono persa durante il salto, un po' quando uno si addormenta e sembra di cadere nel vuoto. Non sapevo dov'ero, mi sono ritrovata lì a non sentire le gambe. Poi coi calcoli hanno visto che è successo in aria, praticamente le forze del telo sono state su una vertebra che è scoppiata. Da lì ovviamente sono stati 6 mesi di ospedale in cui io dovevo rimparare la mia quotidianità. Quindi voi pensate, dal mattino
quando scendete dal letto, quando vi alzate, alla sera quando ci ritorni. È tutto da rimparare, fatto in un altro modo. In realtà nella mia quotidianità c'era anche lo sport, c'era l'allenamento, c'era l'andare con le mie amiche, è vero, c'era la scuola, c'erano tantissime cose, perché comunque avevo 16 anni e io quei mesi di ospedale li ho fatti una DAD praticamente 13 anni fa. E quando è stato il momento di ritornare, uscire dall'ospedale e ritornare alla mia giornata normale, alla mia quotidianità, era io voglio fare sport, perché faceva parte prima e voglio che faccia parte ancora di questa mia vita, ma soprattutto quello che a me mancava era proprio quell'adrenalina da gara, le sensazioni che mi ha sempre regalato lo sport, quindi è quello che io volevo andare a ricercare. E ho scelto di nuotare perché una parte di riabilitazione che facevamo in ospedale era in acqua. E io in acqua stavo bene, soprattutto non hai la sedia, non hai niente. Tutto quello che fai dipende da te, nel bene e nel male. È l'unico sport paralimpico in cui ti togli una protesi, sei tu col tuo corpo. E quindi io ho scelto di nuotare proprio per questo motivo. E non ho mai nuotato, nel senso che da piccola sì, magari facevo i corsi di nuoto, ma non volevo mai entrare perché era congelata o ti schizzavano e quindi non volevo mai entrare in acqua. Solo mi ricordo l'ultimo giorno che attendevo che si giocava e basta, e avevo la febbre, quindi neanche quello. E dopo d'estate un po' facevo i corsi di nuoto al mare, perché stavamo là più o meno un po' di tre mesi tutta l'estate, e quindi per non farci annoiare la mamma solo al mare ci faceva fare i corsi di nuoto. E quindi questo è stato il mio approccio al nuoto, non avrei mai pensato che diventasse la mia quotidianità, che diventasse il mio sport, il nuoto proprio non era nei miei piani. In realtà si cambia, perché adesso non potrei fare a meno dell'acqua, perché prima di tutto sto bene, mi fa star bene, e poi sicuramente ho le mie soddisfazioni, perché come si diceva prima è proprio contro il tempo, quindi io gareggio con me stesso, devo migliorare le mie cose, poi ovviamente quando sei la gara gareggi contro gli altri. E come sei cambiata come atleta da quei primi momenti, anche dopo quello che hai subito ad oggi? Ma cambiata come atleta no, la cosa che mi ha cambiato di più, devo dire la verità, è che quando tu fai ginnastica a trampolino sei da sola con 8 giudici. Invece qui sei in 8 in corsia e da tutto giudice, è vero, ci sono però in corsia, però è il tempo. E quando parti, parti in 8, non sei da sola, che guardano solo te con 10.000 occhi. E la medaglia alla quale sei più affezionata? Quelle che hai portato a casa? Allora, medaglie a cui io sono più affezionata direi che sono due. Una è sicuramente il bronzo di Rio, perché è una medaglia che io non mi aspettavo, ma proprio zero. E io sono andata a Rio, la prima Paralimpiade, quindi già è il sogno di tutti gli atleti, no? Quando tu inizi a poter partecipare a un'Olimpiade e poi sei lì che puoi giocartela ancora di più, anche perché quando vai lì ti alleni per anni, hai proprio voglia di metterti in gioco. E a me non è mai successo così tanto, mi ricordo proprio, avevo la gara il terzo giorno, i primi due vedevo i miei compagni e avevi proprio quella voglia di entrare in acqua, di gareggiare, come anche nelle gare precedenti, perché comunque mondiali europei li avevo già fatti, non era mai stato così, è proprio un'atmosfera totalmente diversa. E quindi è arrivato il giorno di quel 50 delfino, io ero andata lì perché diciamo che ero messa meglio nel 100 rana, però le gare le fai un po' tutte perché è bello così, devi trovare stimoli e ti devi soprattutto divertire. E niente, mi sono tuffata per quel 50 delfino, in batteria al mattino avevo migliorato già di un secondo e io ero già contentissima, altro che... il pomeriggio entro in acqua, io non sapevo neanche come ero entrata in finale, con che tempo, perché sinceramente non l'avevo guardato, perché mai più avrei pensato di prendere quella medaglia. E in realtà io mi sono tuffata e non so come è andata la gara, perché sei lì, nuoti, è venuto così, mi ricordo solo quella di fianco a me che era un po' vicino, quindi quando ce ne hai una un po' vicino sicuramente ti vuoi mettere le mani davanti, e quel mettere le mani davanti io per un decimo sono riuscita a prendere quel bronzo, ed è stato veramente qualcosa di unico che non mi aspettavo io, non si aspettava nessuno. È veramente stato la gara, chiamiamola così. E l'altra è il 100 rana, che è sempre stata la mia gara di punta,
delle Paralimpiadi di Tokyo, perché sì, avevo già preso medaglie nel centorana, però come si diceva prima, sì, puoi vincere, ma non sempre hai quella soddisfazione della gara, di quel momento, perché è vero, in quel momento lì può contare la medaglia, però per te in fondo non conta solo la medaglia, ecco. E quindi lì in batteria ero andata sempre perché volevo quella medaglia, quello era il mio obiettivo. In batteria, io ero nella prima batteria, volevo vincere la batteria, e così è stato. Nella seconda batteria c'erano 3 cinesi che hanno fatto un tempo che io mai più mi sarei aspettata da loro, quindi non erano iscritte con quello, sono andate veramente veramente forti, e se il pomeriggio avessero fatto quel tempo lì, io sapevo che sarei arrivata dietro. Al che il pomeriggio in finale io avevo paura, forse è stata una delle gare dove avevo più paura. E sono arrivata in piscina, inizio a fare riscaldamento, arrivi lì con grande anticipo, metti di tutte le cose, insomma inizi. E mi ricordo che a un certo punto mi arriva il messaggio dalla mia compagna che aveva la gara insieme a me, e mi ha detto: c'è Matteo, il mio allenatore, che ti aspetta qua dalle fisio. Gli ho detto: va bene, arrivo. Perché poi lui andava su e faceva i video. Allora niente, vado di là, gli ho detto: io avevo paura, lui ancora più di me. E quindi c'è stato quell'attimo, ho detto: ma qui cosa facciamo? E ho detto: beh, speriamo che schiattino i cinesi, scusate, bisogna sperare in queste cose. E quindi niente, ovviamente tu fai il tuo, hai la tua corsia, poi dopo quello che puoi fare tu lo fai, quello che fanno gli altri non lo puoi controllare. E al massimo, cioè, ovviamente ci si dà la mano quando si arriva, e così è stato. Io ho iniziato la gara, ho fatto quel primo 50, che ero abbastanza dietro, ero un centorana, in virata ero dietro perché io ho fatto la virata, ho visto tutte che erano già dall'altra parte, che stavano già rientrando, e a un certo punto ho visto il costume di quella di fianco a me, che era proprio verde, ma verde acceso, verde evidenziatore, che si avvicinava sempre di più, io vedevo sempre più verde, sempre più verde, sempre più verde, finché sono arrivata praticamente altezza testa. E non riesci bene a capire quanto le braccia siano più avanti o più indietro, finché negli ultimi 15 metri poi sono riuscita a prendere quell'argento che volevo. E tra l'altro nel defaticamento della mattina, quella che poi la ragazza che ha vinto l'oro, l'ungherese, è venuta da me e ha detto: oddio Giulia, le cinesi, perché anche lei aveva paura. Quindi quando alla fine sono riuscita a vincere quell'argento, lei ha passato 3 corsie e fa: Giulia, ce l'abbiamo fatta. Beh, pronta, ci vuole ancora un anno, quindi adesso sarà un anno impegnativo. Sì, abbiamo già ovviamente ripreso tutti gli allenamenti, perché dopo il mondiale di quest'estate un po' di pausa l'abbiamo fatto per ricaricare le energie, e adesso sarà un anno lungo impegnativo, perché sarà settembre, quindi direi che è un anno preciso. Anche tu, Massimiliano, sei pronto per Parigi? Hai detto che ti sei ancora fermato? Io sì, no, io sono, come hai detto, sei mai fermato. In realtà non abbiamo questo problema nel nuoto. Devo ammettere che sono un paio di anni che Malagò, Giovanni, mi dice: Massimiliano, se non ti ritiri ufficialmente non ti possiamo candidare per andare, non so, nella Hall of Fame. Ho detto: me ne frega niente, no, preferisco rimanere come una, cioè, non lo so, ci sono alcuni amori che uno non deve per forza accettare, non è che è la patente di una macchina, però in un modo o nell'altro io alle Olimpiadi ci sono continuato ad andare. Perché io la prima l'ho fatta nel 96, e 2004, 2008 da atleta, 2012 ho fatto telecronista, e poi 16 con il team Italia Team, e poi nel 19 addirittura un'esperienza in quella invernale, e poi sono andato a Tokyo a vedere insomma quelle estive con diversi lavori, quindi sono rimasto legato, ed è ovvio che quello che penso, adesso parlando di sconfitte, di cose un po' amare, non è che vogliamo dire che la vita è soltanto fatta di cose difficili, però la realtà è che io ho vinto tante medaglie, ma per vincerne una devi prendere 10 batoste. Il mio allenatore diceva di fare la buccia, no? E vi dico la verità, che anche da genitore, che ho due bambini di 10 e di 12 anni, io mi auguro sempre che loro si possano sentire realizzate, nel senso che possono raccogliere quello che seminano.
ma come te ci sono tantissime altre persone, cinesi, italiani, non si fa distinzione. È ovvio che quando è capitato da genitore vedere mia figlia non andare bene, mi è venuto un po' in mente quello che mia mamma ha trasmesso anche a me, i valori. Io mi ricordo le parole di mia mamma più quando sono andato male di quando sono andato bene. E non era un rimprovero, era un modo leggero, umoristico di affrontare una sconfitta, un dispiacere grosso. Una volta sono andato a fare il mondiale di vasca corta in Russia, non avevo mai perso una medaglia dal 97, dal 97, e non torno a casa a bocca asciutta. Mi fa, vabbè, almeno questa volta non devi superare il metal detector con le medaglie, ok? Perché è giusto, esatto, bisogna non subire, tornare a casa dispiaciuti, tantomeno euforici di una sconfitta. Non è che uno deve essere contento, ho perso, sono contento, chi se ne frega, no. Bisogna comunque trovare, perché uno si allena tutti i giorni per poter comunque raggiungere un obiettivo. Quindi uno deve essere vincente, ma la vittoria è la conseguenza di, non è il risultato matematico, altrimenti non saremo qui a fare uno sport. E io da genitore, quando ho visto mia figlia peggiorare in maniera eclatante la gara, piacere no, però ho detto il momento giusto per capire se ti piace o no. Ho fatto, guarda amore, adesso capisci se una cosa ti piace realmente, nel momento del disagio, dispiacere, imbarazzo, perché spesso uno non è manco dispiaciuto perché sai come funziona, sei imbarazzato da piccolino, capito? Lei è anche la figlia, poverella di Rosolino, cosa deve dire? Non c'ha il DNA? Cioè, è ovvio che non c'entra niente questo, però sai, magari c'hai gli occhi puntati, ma c'è la garetta che aveva 6 anni, ah, questa è la figlia di Rosolino, lo sai che mia figlia ha battuto tuo figlio? Cioè, la vive e non è facile. Quindi ho detto, prima prende la batosta, meglio è. Poi io dico a mia figlia, rimani sempre nel mucchio, no? Dico, i bravi, cerca sempre di trovare qualcuno che può inseguire, no? L'effetto cinese, l'effetto, comunque, la cosa bella è cercare. Io sono stato sempre un inseguitore. Io per una vita ho perso perché ero così bravo a inseguire che, insomma, mi chiamavano il cagnaccio. Però non è che io ho vinto il mio primo titolo italiano dopo che ho vinto medaglie d'argento europee e mondiali. Quindi è ovvio che ci sono gare dove uno poi dice io provo a vincere, me le ricordo. Però dietro a quelle provo a vincere significa che, come ho detto prima, se non ci riesco, ma ci ho provato con l'anima. E come te ci sono tanti altri che stanno facendo la stessa prova. E bisogna sperare di sbagliare. Oggi ho visto che torna da gareggiare Adam Pitti, che ha vinto, non so, 3 Olimpiadi di seguito, il primatista del mondo della rana, su 2 anni che non nuota. Adesso ha detto, finalmente, negli ultimi 2 anni è la prima gara che faccio bene, la prima gara di oggi che faccio e mi sento meglio. Cioè, bisogna mettere da parte l'invincibilità. È importante sdoganare che siamo invincibili. Di testa possiamo essere invincibili perché nessuno ci deve giudicare. Anche l'altro giorno ho raccontato questa cosa ai ragazzi, che bisogna essere bravi ad esaltarci quando gli altri non ci esaltano, e bisogna essere autocritici, ma se abbiamo un momento difficile, vivere intensamente ma per poco. Io sono uno che dopo la mezzanotte non porto rancore e sono stato bravissimo certe volte. Se ripenso a quante volte, soprattutto negli ultimi 3 anni della mia carriera, dove veramente non ho visto spiraglio di luce, ma mai, non ho più vista la luce, ma sono sempre ritornato il giorno dopo in piscina, sempre, con il sorriso, ho detto ripartiamo, ripartiamo, ripartiamo. E quel coefficiente di ripartenza, di ottimismo, di buon umore, di energia, ancora adesso, dopo 20 anni che ho finito di fare le gare, mi accompagna. E questa è la cosa di cui vado più fiero, da genitore anche, perché questo che uno deve capire, lo sport rappresenta una parentesi della propria vita, anche se poi lo sport, secondo me, deve accompagnare la vita di tutti quanti noi. È giusto, io adesso, non so, faccio una gara,
mi sento un pazzo, tra due settimane c'ho una gara di triathlon e faccio sì e no una gara all'anno di triathlon. Okay? Quindi adesso sei un triatleta? No, sono scarsissimo. Cosa sei? Io sono, lo so, sono uno sportivo, sicuramente nell'animo sono uno sportivo. E guai chi mi tocca il mio sport quotidiano. Però corro, sono un runner, mi piace fare 10-20 km, quest'anno ho fatto la maratona, veramente ho sofferto come una bestia. E quando corri, e ti prendo per il culo per 40 km che sentivo le persone, questa volta no, stavo a Londra per fortuna, al massimo ho sentito quello che dice Are you okay? No, però raggiungiamo il traguardo, no? E per uno che, molti danno per scontato che uno che è stato bravo in qualcosa debba essere sempre bravo, e invece no, bisogna scrollarsi di dosso, però quando meno te l'aspetti, caricarti. Quando ho detto adesso tra due settimane ho questa gara della parrocchia, che per fortuna mi sono ritagliato e raramente riesco a fare una gara che voglio fare io, perché ovviamente che devo essere in giro per lavoro, non mi sento autorizzato a ritagliarmi quel tempo prezioso. Però io, che sia l'Olimpiade, che sia la gara della parrocchia, che sia ingaggiato meno, perché spesso faccio degli eventi sportivi anche per, diciamo, dei brand, questa volta io comunque mi dà una gioia fortissima poter inseguire quella forma fisica, no? Potermi ritagliare del tempo per rinuotare. Sono tornato a nuotare dopo mesi e mesi e mesi, e vi assicuro che ho fatto una fatica che ho detto, oh, non è possibile. No, anche su quello ho puntato alla sconfitta. Dite, come è possibile? Perché sì, perché a un certo punto io, per diventare più bravo, le devo un po' prendere. Quindi sono tornato a nuotare, ho detto ok, il primo giorno ho nuotato con una mia amica, ho fatto dei 50, calcolate, insomma io quando ero bravo potevo fare 20 da 50 in vasca corta, ripartivo ogni 35 secondi. Facciamo 28, ripartivo a 35. Questa volta lo scatto migliore era 35, quindi veramente cosa mi dico, sembrava lo stesso, fa schifo. Però ho detto facciamo una cosa, allora la prossima volta ci avevo fatto il piano, perché la sconfitta ti fa trovare il piano per reagire, e questo è il principio, cioè quella cosa mi piace. Ok, allora adesso la prossima volta che vengo a nuotare, nuoto con quelli ancora più bravi. Devo arrancare significa, capito? Devo fare fatica, farò fatica a respirare, avrò il male alle braccia, e ho fatto così 2-3 volte, fino a quando non sono riuscito a fare qualche scatto dall'alto. Insomma, ho fatto 27, prima facevo 23 i piedi, però 27 invece 35. No? Io solo a raccontarlo già mi sento meglio. No? L'essere atleta è soffrire. Sì. L'essere atleta è sentire male, sì. Fare il piano. Sì, Giulio. Io ho sempre detto che bisogna nuotare felici, correre felici, andare in bici felici, perché lo sport questo ti regala veramente felicità. Bisogna avere la capacità, sì. Bisogna avere la capacità però di conoscere un po' qualche marcia in più. Da 0 a 10 anni conosci 2-3 marce, da 10 a 15 anni ne conosci almeno 5. Questo cosa vuol dire? Che la fatica e quella consapevolezza la sviluppi con il tempo. Bisogna dare al tempo, il tempo ci deve conoscere, dobbiamo conoscere questo coefficiente. Però noi che siamo adulti sappiamo di che cosa stiamo parlando. Proprio ieri una ragazza mi dice, ma io che devo fare, che non riesco a trovare quella molla, quella scintilla per andare a tutti i violentare, 3 volte a settimana ci vai lo stesso. Ovviamente aspetta 2 settimane, come ho fatto io nel nuoto, perché è facile dirlo fino a quando sei bravo a fare qualcosa, ho detto aspetta 2 settimane e poi sarà tutto una gioia. Finirai più felice, anche più stanco, a fine allenamento sai se sei stato bravo o no, quando sei felice ma stanco, quando sei più felice di quando sei entrato, nonostante tu abbia avuto una giornata insomma abbastanza impegnativa. Penso che tutti quanti avete, no, dei ritmi che tra lavoro, figli, responsabilità e pensieri ne siamo stracarichi. Ho letto qualche tua intervista, qualche pagina del tuo libro, sono sempre io, mi ha colpito una frase, tu dici la disabilità è causata da quello che ci circonda. Hai voglia di raccontarci un attimo che cosa intendi con questo concetto? Guarda, io credo che la disabilità più grande sia
forse ognuno di noi ha i difetti, i pregi, e credo che questo sia il nostro bello, perché ognuno di noi è diverso. Io la cosa che dopo l'incidente ho praticamente sofferto di più è stato il ritorno a scuola. Il ritorno a scuola perché ho dovuto combattere, passatemi il termine, con mentalità, con persone che vedevano tutt'altro. Io credo che le barriere più grosse siano quelle mentali e di certo non fisiche, perché se c'è un gradino io chiedo aiuto a chiunque di voi, per piacere passiamo il gradino, e il gradino lo facciamo insieme, perché credo che da soli non si arrivi da nessuna parte, che sia lo sport, che sia la vita, che sia qualsiasi cosa. E quindi il bello, anche il nuoto, è vero, uno sport singolo, ma c'è una squadra dietro, perché da soli il bello è essere lì in corsia e poter raccogliere da tutti, ognuno parte dello staff dà il massimo, e tu sei lì che in quel momento devi raccogliere tutto, metterci del tuo e metterlo lì in quel momento. Però è insieme che si può arrivare lontano e si può condividere. Quello che è una barriera mentale, è difficilissimo entrare nelle teste delle persone, credo, e quindi è anche per quello che io ho voluto scrivere il libro, non per far vedere Giulia, non per quello che ho vinto, quello che è successo, per l'incidente, non per quello, ma attraverso questa cosa far incuriosire, far capire che c'è dell'altro. E poi mi vedete seduta, ma dietro la carrozzina c'è tantissimo, ci sono tantissime cose che non si sanno, e tutto quello che non si sa secondo me fa paura. E quindi avere quella curiosità per poter andare a capire cosa c'è oltre, questo era un po' l'intento che ho avuto che abbiamo avuto io e Andrea nel scrivere il libro. Ecco, questo era il concetto. Cosa c'è dietro alla carrozzina? Io ti guardo e penso, scusa una cosa, ma a te non si consumano mai le scarpe? Eh sì, è vero. È vero? Però poi si mettere su Vinted facilmente. Ho visto perché, le scarpe, un video con gli unichetti in cui ti prendevi le scarpe. Sì, non era voluto, però sì. Per una storia di qualche giorno fa. Assolutamente. Però c'è la jeans che si consuma un sacco sulle lattiche. Sì, è sempre nuove. Hai capito? Le ruote no, le ruote, le ruote, i cuscinetti devo cambiare, però le scarpe, infatti mia mamma mi scrive sempre, non cammini, c'hai tutte le scarpe in giro per casa, così. A proposito di sedia, Giulia, c'è anche un costo dietro lo sport paralimpico, che insomma non è un argomento secondario. No. Leggevo anche Veronica, questa sera non è con noi, che ho letto la sua intervista sulle protesi, insomma su ogni protesi per ovviamente ogni disciplina sportiva. Non sì, io credo che sostenere. Quasi, forse anche se noi pensiamo Paralimpiadi e Olimpiadi, a livello tecnico certo, ci sono molti più costi. Lascia stare il nuoto, magari il costume è la stessa cosa, però la carrozzina, solo arrivare lì con la carrozzina, ci sono dei costi che è vero, non tutti si possono permettere, poi dipende ovviamente, c'è sempre dietro magari l'ATL che ti dà un supporto, però di vario tipo, ecco, non sempre le carrozzine più all'avanguardia sono coperte interamente. Tipo la tua figa, poi costa un sacco di soldi. Costa un po' di soldi, sì. E quindi dopo anche le protesi tantissimo, sì. Quindi dietro c'è veramente tantissimo, pensate nel bike. Nel bike anche quella costa tantissimo, è vero, anche la bicicletta, quello poi può essere forse anche paragonabile. Però ci sono dei costi veramente enormi, non solo di carrozzine, anche di ausili che uno deve usare tutti i giorni. Voi pensate alla quotidianità, banalmente anche per andare in bagno, per fare tutte le cose quotidiane, hai bisogno di qualcosa e non sempre vengono coperti. Quindi i costi sono tanti. Allora, nel frattempo chiedo al pubblico se qualcuno ha qualche domanda, così prendiamo il dibattito, insomma, un po' più partecipato. E mentre insomma, vi organizzate, Massimiliano, oggi sei anche un personaggio televisivo, che questa è una sfida. Sì, come sì, va? Allora sai cos'è, però quando mi parli di televisione è una sfida che non ha una possibilità. Sai cos'è bello della sconfitta? È che è una sfida che poi dipende da te ribaltare. E che è anche divertente, no? Io veramente mi piace usare questo humor per alleggerire quello che comunque viviamo quotidianamente. Cioè io ovvio che a me piace gareggiare, sono competitivo, manco i miei figli faccio vincere,
ok, perché fino a quando ce la faccio mi metto una mano avanti, mia figlia, già sto facendo più fatica, quest'anno faccio le sfide da Dubasco, cioè no, basta, ho vinto. Nuotano tutte e due, sì, la piccola ancora la domino facilmente, la grande sto facendo già molto più fatica, però la televisione è una cosa che, è molto divertente, ma non la classifico perché la cosa bella di non riuscire in qualcosa, della sconfitta, del dispiacere, la giornata storta che ti puoi rifare, nella televisione fa, cioè, rifare sì, però quanto, cioè l'opportunità, la cosa bella dello sport, che anche se non vinci, ti la puoi fare, no? Il bambino cade e si rialza, la giornata storta, la PowerPoint presentato male, il capo che si arrabbia o tu che ti arrabbi col dipendente, no? È ovvio che adesso Giulia ha parlato di gli ausili, lo sport, bisognerebbe migliorare tantissimo, però nel dubbio, quelle difficoltà, quel no, quella sconfitta, perché se ma ci pensi che adesso sono forse, ma neanche 10 anni che il settore paralimpico finalmente ha un sostegno, ma potrà soltanto migliorare, ma l'obiettivo comune non è migliorare quelli che vincono, è migliorare la routine di tutti. È ovvio, una persona ormai dice, aspetta, per notare il paralimpico cosa devo fare mia figlia? Se non è vedente, deve avere comunque quello là che gli dà una martellata in testa ogni virata. Cioè questo succede. Io, come dice, però comunque c'è la possibilità, e anche per lo sport tutti i giorni, bisogna investire, ma non aspettare che lo facciano gli altri. Dobbiamo ribaltare noi la situazione, che non sarà perfetta, non avremo mai le piscine tutte belle, 50, all'americana. Oggi un bambino americano che ha fatto un'estate delle lezioni con me, mi ha dato le foto, c'è questa piscina pazzesca, due vasche, una piscina del cavolo, due vasche da 25 yard, una vicino all'altra. Però se guardiamo quello che erano gli altri, e ci facciamo, è brutto farci sconfiggere senza averci provato. Uno deve essere fiero della sconfitta, di non riuscire in qualcosa, perché c'è chi non riesce in qualcosa, chi sbaglia è perché ci ha provato. E questo è il concetto che non riusciamo a capire, per questo noi genitori dobbiamo assolutamente puntare sullo sport, ok? E non arrenderci. E se qualcuno non ci dà le risposte giuste, no, il bambino non viene inserito, perché i no ci sono dalla mattina alla sera, dobbiamo insegnare ai bambini che comunque uno, se è l'altro più bravo, l'indomani ce la potrei fare. Sono uscito un po' fuori tema per quanto riguarda la televisione, perché la televisione ovviamente mi ha aiutato, grazie alla televisione che ho fatto la trasmissione, ho fatto Ballando una volta, ma lo racconto sempre questo aneddoto, mi fa molto ridere, quando ero campione olimpico da poco, quindi Vittorio mi devo conoscere, sono andato in autostrada durante Ballando le stelle, un ragazzo, un camionista mi ha detto, ma tu sei, chi sono, dillo, ho fatto, tu sei il ragazzo che balla. No, cioè anche quella può essere una sconfitta per me, no? Sì, direi di sì. Però la mia lettura è che comunque, per fortuna, comunque quella volta poi magari sarà documentato, adesso dopo 10 anni ti ragazzato, non lo so, però è questa la realtà. A me piace, stavo in macchina con il mio amico, tuttologo del territorio, mi ha raccontato vita, morte, miracoli, soprattutto della vostra via Emilia. E mi ha detto, ma tu che cosa fai? Fondamentalmente quello che apparentemente sembra essere un vicolo cieco, quindi non insegno, nuoto, non sono nel settore, faccio come si dice, rispetto a prima che avevo l'ossessione di diventare bravo in qualcosa, nonostante quello fosse difficile, adesso ho il piacere di cimentarmi su vari fronti, che va da quello televisivo a quello così, probabilmente questa è una delle cose che mi diverte di più, a diversi regimi, che può essere quello per dirigenti, per le scuole, tantissime cose, a quello di organizzare campi estivi, anche le lezioni private, ok? Io spazio da tutte le parti, e giustamente ho detto anche questo, ma se quando ho fatto sport ho avuto la fortuna di conoscere stile libero, i misti, la velocità, il mezzo fondo, anche un quasi un pizzico, non dico fondista, ma 1500 vasca corta, me la sono anche cavata, è ovvio che da qua grande prenderemo quegli ingredienti e li porteremo avanti e cercheremo comunque di trasmetterli come un domino. Noi pensiamo sempre che il domino è una cosa negativa, come la sconfitta è una cosa negativa,
Il domino è una cosa che nella direzione giusta è un'onda che, no, va avanti e non si ferma mai e diventa, mo ci vuole, no? Come l'inerzia di una carrozzina, soltanto che suona male dire la carrozzina, lo diciamo tre volte, come hai detto tu, a scuola, probabilmente ci sono tante parole che sono al giorno d'oggi ghettizzate, no? E su questo abbiamo un margine mostruoso per poter essere molto più pimpanti. Giulia, tu quando non nuoti cosa fai? Sei ingegnere, se non sbaglio. Sì, ma adesso mi faccio vedere. In questo momento no, adesso ci sarà a Parigi, per cui adesso è nuoto full time. Poi anche a me capita di andare a parlare ai ragazzi, di andare a parlare magari anche delle volte alle aziende, e questo è proprio per raccontare sì, quello che c'è dietro, ma l'essere curiosi, quello che mi capita delle volte, magari in piscina, forse più all'inizio, che ci sono i bambini che vedono in spogliatoio me che mi cambio, cioè, normalmente. E sicuramente allora qualcuno... tu così farai più in fretta di mia figlia. Ma quella è essere femmine, essere spogliatoio. Ti prego, ti fai un filmato domani quando ti spogli. Faccio un cronometro. Sofia, questo è per te. Pum. No. Volevo vedere te quando eri dentro. E quindi delle volte è quasi, ci sono le mamme che ti tolgono i bambini perché magari chiedono che cos'è la ruota, cioè le ruote, vedono, sono incuriositi. Però a me questa cosa fa piacere perché vuol dire che vedono la normalità in una carrozzina, ce la vedi in me, la vedi in altre persone, chiedi che cos'è, ti informi. E quando il genitore toglie il bambino così, io invece gli rispondo ancora di più. È sempre quella sfida, è sempre quel non riesco a fare le cose, che ti viene ancora più voglia di farle. E quindi l'andare a raccontare, l'andare soprattutto anche a far vedere, perché meno male in spogliatoio ti vedono e vedono che ti riesci a vestire da sola, sei lì da solo, fai tutto. E questo secondo me è quello che cerco, insomma, di portare avanti, è quello che mi auguro possa, non ti dico cambiare perché sembra una cosa molto ambiziosa, però quel pezzettino che posso fare io, allora lo faccio molto volentieri, ecco. Voglio di sapere quante ore ti alleni adesso che sta per iniziare un anno impegnativo, tutti i giorni immagino. Sì, tutti i giorni, ovviamente, tutti i giorni, mattina, pomeriggio, poi ovviamente c'è la palestra, quelle 3-4 volte a settimana, poi c'è la fisioterapia, poi insomma ce ne sono tante dietro, adesso poi non sto facendo i doppi in acqua, però da gennaio sicuramente sì, sono 2 ore mattino, 2 ore pomeriggio in acqua, la palestra, vivi sulle 5-6 ore di allenamento quotidiano. Sabato e domenica? No, domenica no. Un giorno, anche il riposo fa parte dell'allenamento, perché... Ecco te. Intanto questa sera devo dire che effettivamente hai ragione, scomodissimo. Al letto di questo... Se no ci vuole il cuscino, no? Cioè, non lo so. Abbiamo finito i soldi, allora... No, vabbè, dai. No, innanzitutto intanto buonasera a tutti e a tutte. Massimiliano, intanto devo dirti che ho scoperto che il mio personale, cioè 28 nei 50 stile... era buono. No? Cioè. Tu lo facevi come routine d'allenamento, quindi mi hai massacrato, ero lì ucciso, perché sì, ho fatto un po', e poi io ho derivato, sono andato a fare giocare a pallanuoto, che è una derivata del nuoto. Ti sbagliano. Lo so, c'era un allenatore che non so se tu conosci, che si chiama, sicuramente lo conosci, Ratko Rudic, certo. Così lo provoco, che diceva che qual è la differenza fra il nuotatore e il pallonuotista, mi sposto solo mi picchia, dove dice che il nuotatore, dirlo a un olimpico è meraviglioso, aspettavo questi 5 minuti per... diceva che il nuotatore era la persona che meglio si è adattata e si è riuscita ad adattare all'elemento acqua, il pallonuotista era colui che dominava e ha dominato l'elemento acqua. Ci ritrovi? No, va bene, ma non è... Molti sono andati in internazionale, Bonocore, Carlo Silipo, insomma grossi, hanno anche vinto il campionato, diciamo la realtà è che avevano la fortuna di, prima di diventare pallonuotisti, facevano tutti quanti nuoto, e invece adesso spesso per
si cerca, ti tende di accelerare alcuni processi, e questo perché ben venga dominare, però è importante anche esplorare, fare delle esperienze che possono arricchirci. Quando ho detto l'Australia, tra tutte quelle che ho fatto, è pur vero che è stata un'esperienza, lascia stare 18 mesi, quasi 2 anni, però estremamente breve rispetto magari a 10-15 anni a casa, ma è molto importante, no? Perché si fa l'Erasmus, si fa lo stage, eccetera, eccetera. Perché a volte ci danno comunque qualcosa, e a me piace ascoltare, insomma, le gesta di altri che hanno comunque fatto un'altra esperienza. Però penso che se tu hai fatto il nuoto, puoi fare pallanuoto, comunque secondo me spesso hanno una marcia in più, appunto perché hanno quel bagaglio. Poi lascia stare, io ho provato a fare degli allenamenti banali di pallanuoto dove io che facevo 15 km al giorno facevo una fatica mostruosa, perché comunque cavolo, fai gli scatti e parti senza spingere dal muro. No, ne so qualcosa. No, ma al netto di questo credo che sia stato interessante questa sera ascoltare Giulia e Massimiliano, oltre per le loro gesta e i loro risultati, ma almeno a me è arrivato questo messaggio importante. Innanzitutto, che se chiediamo se l'impossibile esiste a loro due, credo che la risposta, Massimiliano ha già anticipato con la testa, ma a maggior ragione credo Giulia lo dimostri semplicemente rispetto a come ha affrontato questo percorso di vita e come lo sta continuando ad affrontare e con quale determinazione si sta prestando ad affrontare le Olimpiadi e le Paralimpiadi e con tutta la determinazione del caso. Quindi innanzitutto sicuramente ai ragazzi che sono qua stasera presenti, io credo che il primo messaggio è che è l'impossibile che non esista. Secondo messaggio che mi permetto di dire, cercando di sintetizzare quello che almeno mi è arrivato ascoltando Giulia Massimiliano, è che la vittoria e la sconfitta, parla uno che poi mezzo loro due mi taccio, però io voglio vincere sempre, cioè non esiste per me la sconfitta. È ovvio che però devo girare la medaglia ogni tanto, e la sconfitta alla fine credo che sia vittoria e sconfitta, se ci pensate, sono due facce della stessa medaglia. È inevitabile che quando si vince lo si deve fare non con l'arroganza, e Massimiliano prima l'ha detto benissimo, da campione olimpico, già solo a dire questo mi sono venuti i brividi, avere di fianco a me una medaglia olimpica d'oro e oltre con tutto quello che è il palmarès di Massimiliano. La vittoria non bisogna mai averla e farla ottenerla con arroganza o con colpi sotto la cintura, ma ovviamente già con l'idea che dobbiamo migliorarci, perché c'è qualcuno di dietro che inevitabilmente potrebbe arrivare a toglierci quello che è il risultato che noi abbiamo ottenuto. Alla stessa maniera, anzi forse meglio, la sconfitta ci offre delle opportunità importanti. Innanzitutto correggere quello che non è andato, o riuscire a metterci in campo, in movimento, affinché anche noi ci possiamo giocare la possibilità di arrivare un po' più avanti, non dico numero uno, ma arrivare un po' più avanti rispetto a dove si era prima. A me lo sport, Massimiliano, Giulia, ma penso che anche voi siete d'accordo, ha insegnato non a essere il migliore, ma a essere migliore tutti i giorni, rispetto alla quotidianità e alle cose che normalmente noi tutti facciamo. Anche nell'esercitare la funzione, il servizio che si fa alla comunità, credo che l'impegno dello sport sia esemplificativo rispetto anche a tutte quelle che sono le difficoltà che amministrativamente parlando incontriamo. Credo che lo sport a tutti gli effetti, lo dicevo anche oggi, credo che sia la migliore lezione di educazione civica attiva. Perché dico questo? Perché non ha bisogno di entratura culturale, se ci pensate, non abbiamo bisogno di parlare in maniera strana, aulica, il gesto sportivo e il valore sportivo lo conoscono tutti e riesce ad arrivare a tutti, semplicemente perché traduciamo attraverso il gesto, attraverso quello che è il percorso, traduciamo in maniera comprensiva a tutti, ai bambini più piccoli fino alle persone più anziane, quello che in qualche maniera ci insegna
lo sport, cioè stare insieme agli altri, la comunità, la solidarietà, il darsi una mano quando c'è bisogno, nell'intervenire laddove ci sono delle difficoltà e provare insieme a superarle, e credo che siano tutti elementi che devono infarcire inevitabilmente le nostre comunità, poi devono essere bagnate di questi principi. Una delle cose che mi è piaciuta molto sia di Giulia che di Massimiliano, se avete fatto caso, è un elemento che li accomuna tutti e due, che quando parlano della sconfitta ne parlano quasi come se fosse una buona amica e l'ostacolo. Permettimi di dire una cosa, è ovvio che quando parli di sconfitta perché diciamo prima o dopo è conosciuta la vittoria. Cioè, questa è la verità, è un elettrocardiogramma della vita, e mi viene da dire, quando dici di comunità, di essere tifosi, se noi non diventiamo protagonisti e non sbagliamo, saremo dei tifosi sempre critici. E perché la gente diventa un tifoso critico che purtroppo l'asticella è troppo vulnerabile? Se siamo dei tifosi e tutto va bene, ci esaltiamo per poco, perché come andare in discoteca, sei esaltato per 24 ore, ma non ricorderai a memoria il ritornello tra 10 anni. Se invece riesci comunque a gustarti, come si dice, essere sia protagonista, sbagliare, e poi andare a fare anche il tifoso, allora lì nel tuo jingle diventa la colonna sonora della tua vita. E questa è la differenza che c'è che tra essere sportivo e non esserlo. Non è una questione di essere campione o meno, ma sportivo. E forse quella è una parola magica che tutti quanti avete a portata di mano, perché io la conosco e la sfrutto tutti i giorni. Cioè, questa è una cosa che costa zero e rende tantissimo. È il miglior investimento che possiamo fare noi atleti, noi genitori, voi amministrazioni, e sicuramente è un'energia rinnovabile. E paradossalmente è molto difficile da gestire perché non ha controindicazioni. Quando si vende un prodotto si dice sempre che qual è il problema? Cerchiamo di coprirlo, cerchiamo di saltare le cose buone. E invece oggi avevo parlato di una tematica che molti, diciamo, quando parlano di sport tendono a bypassare, no? La sconfitta, il dispiacere, il rammarico, ha capito? La depressione. Ci sono tanti campioni olimpici che anche nelle recenti Olimpiadi hanno raccontato il too much. È ovvio che non c'è bisogno di spingerci contro, diciamo, questi mulini a vento. Io sono veramente per i ragazzi, soprattutto magari per i genitori che poi lo racconteranno, i loro figli, perché adesso è anche estremamente tardi. Incentivateli ad essere competitivi, a ricercare l'errore, a cercare di essere molto bravo, però riconoscere che l'altro al momento è più bravo, che noi possiamo diventare, andare in scia, no? Cioè la scia richiama la bici, il confronto è messo a tappeto, ma adesso ovviamente ho a che fare con 1000 sport perché seguo, diciamo, un po' sport e salute, quindi ho conosciuto alcuni sport e spesso tendiamo, soltanto per partito preso, lo diciamo anche a tavola stasera, che per partito preso a volte diciamo una cosa che neanche pensiamo. E invece io vi dico la verità, che da piccolo io farei fare un sacco di arti marziali, farei fare agli adolescenti anche quelli che sembrano sport di contatto, il pugilato, perché un'arte nobile. Lo scherma, capito, dove c'è il saluto prima, durante e dopo. Ovviamente nuoto sempre, però il nuoto in qualche modo è uno sport, è come la lingua straniera, sapere stare a galla dobbiamo farlo un po' tutti quanti, no? E invece è bello riconoscere qual è il potenziale, e adesso che sono grande ovviamente ho cercato di implementare la mia cultura parlando sempre di biblioteca sportiva, quindi mo ci vuole la bici, il triathlon, adesso ho fatto il canottaggio, il crossfit, faccio pilates, anche padel. No, allora oggi ho visto ancora no, perché sui sport di squadra non sono estremamente ferrato, sempre perché come si dice, io voglio sentire the revs, capito, il giri del motore che posso accelerare. E su quella destrezza, anche se oggi ho visto, stavamo giocando a padel, alcuni molto molto bravi, cavolo, sembra simpatico, però insomma ci penseremo. Giovanni, dovevi chiudere? No, volevo semplicemente chiudere dicendo, due bimbi che sono rubando una frase che mi ha colpito molto,
rubando una frase che mi ha colpito molto Giulia, che credo che però possa essere una buona sintesi della serata, della, di questa edizione del Festival della Sconfitta, che è quella in cui quello che non si conosce fa paura e crea, aggiungo io, distanza. Allora è ovvio che spesso avete notato quando Massimiliano e Giulia interagiscono sulla disabilità di Giulia e sulla difficoltà che inevitabilmente è sotto gli occhi di tutti. Però, se ci avete fatto caso, entrambi sono entrati in una empatia tale di conoscenza fino al punto di poter in un qualche maniera scherzare su questi aspetti. Giulia che dice le scarpe, Massimiliano dice le scarpe, la mamma, eccetera, eccetera. Ecco, guardate, questo aspetto non è un aspetto banale, a mio parere, anzi tutt'altro, perché più noi siamo capaci di accettare, di aprirsi e di avvicinarci con la conoscenza alle problematiche, forse abbiamo anche più facilmente, riusciamo più facilmente a trovare delle risposte e a fare una comunità più coesa rispetto anche all'accettazione di situazioni che non sono, fra virgolette, normali. Poi qualcuno un giorno mi dirà che cos'è la normalità, però è ovvio che ognuno la vive alla sua maniera, no? La normalità, perché la normalità è diversa da parte mia, di Giulia, di Massimiliano, di tutti noi. Ecco, credo che questo sia un elemento, Giulia, ti ringrazio di questa chicca che ci hai regalato e mi hai regalato, perché credo che ci dà anche la direzione rispetto alle attività di conoscenza che noi dobbiamo mettere a disposizione della nostra comunità a tutti i livelli, dai bambini che sono qua di fronte fino alle persone più, più grandi che inevitabilmente rischiano di sapere tutto, che a volte magari mancano dei pezzi. No, quando uno cerca una soluzione, dopo fermateci io e lui, i bambini, quando dicevo anche prima, ti fanno quelle domande che gli adulti non farebbero mai. Cioè, mi hanno anche chiesto, lui dice le scarpe, perché ti vesti se non senti le gambe? Quindi sono tante quelle piccole cose che magari ognuno di noi pensa, però loro hanno proprio la purezza di farti la domanda, e credo che così si costruisca, così si impari, e questo credo che sarà il futuro, ecco. Grazie Giulia, grazie a tutti gli altri. Grazie a voi. Grazie a voi per essere stati con noi.